Sì, soltanto una nota su come ci organizzeremo. Vi chiamerò, verrete qui, ritirerete il diploma che vi verrà consegnato dal direttore del master o del programma allievi e poi potete passare lì e vi verrà dato il tubo per mettere il diploma e la maglietta souvenir. Ok? Inizierei, no? Allora ti metti qua. Chi, i diplomi chi li ha? Li dai tu, dai tu, dai tu, dai tu. Vieni, buongiorno. L'unico che è lì, veramente deve stare qua, un allievo. Tieni. Bene, buonasera a tutti. Sono molto contento di vedere questa stanza molto piena di allievi, di genitori, di famiglie, di tutti. Benvenuti al Collegio Carlo Alberto. Io sono Giorgio Barba Navaretti, sono vicepresidente del Collegio e vi do un calorosissimo benvenuto. Per noi il programma Allievi è un programma fondamentale per questa istituzione, perché a noi piace sia, diciamo, fare in modo che gli ottimi cervelli vengano in questa città e vengano a lavorare da noi, quindi cerchiamo di attrarre i cervelli, ma allo stesso tempo per noi è fondamentale formare cervelli e quindi prendiamo i migliori ragazzi dell'Università di Torino per dargli una formazione integrativa e perché, come dice questa cerimonia, comincino la loro vita nel mondo del lavoro, diciamo, con una marcia in più. Quindi ci piace anche spedire cervelli nel mondo e che facciano il meglio possibile, poi magari tornano da noi. E quindi questa è una grande giornata, una giornata molto importante, che sarà un nuovo inizio per la vita di tutti i ragazzi, e quindi siamo molto lieti di celebrarla qui al Collegio Carlo Alberto. Noi abbiamo una, diciamo, faremo un po' di ping pong. Devo ringraziare Pietro Garibaldi, che è il coordinatore del programma Allievi, e anche naturalmente tutti i coordinatori dei master, che oggi verranno, anche oggi chi ha finito il master da noi verrà premiato. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno lavorato su questi diversi programmi di didattica. Ringrazio Pietro soprattutto per il programma Allievi. Pietro farà un'introduzione, spiegherà a tutti che cosa sono le iniziative didattiche del Collegio Carlo Alberto. Poi sono molto lieto di avere con noi Elena Zambon, che è un'imprenditrice. Tutti gli anni abbiamo la testimonianza di un imprenditore. Elena è una grande imprenditrice farmaceutica, dopo dirò due parole in più su di lei. E poi abbiamo anche un prodotto del programma Allievi, che è il nostro Giampaolo Caramellino, che è già nel mondo del lavoro e quindi racconterà la sua esperienza e che cosa vuol dire essere un allievo che lavora, e spiegherà a voi tutti che fare il programma Allievi non è solo un bluff, ma è una cosa seria e reale. Quindi io lascerei la parola a Pietro. Grazie Pietro, se vuoi introdurre, così spieghi a tutti di che cosa stiamo parlando. Grazie, grazie Giorgio, grazie a tutti di essere qua.
in effetti questa giornata è una delle giornate più emozionanti per me quando penso al collegio e quando parlo del programma allievi e quando c'è la possibilità di dare i diplomi. Il programma allievi ormai è al tredicesimo anno, quindi c'è la tredicesima coorte di ragazzi che entrano ed escono, quindi è quasi un adolescente ed è quindi bello vederlo crescere, vedere che l'istituzione in qualche modo è sempre più radicata, quindi una delle cose di cui sono molto fiero che questa istituzione continui a supportarlo. Che cos'è? Cerco di spiegarvi brevemente in pochi minuti che cosa è. Allora, l'ha già detto abbastanza Giorgio, l'obiettivo è molto semplice, è attrarre studenti con grande potenziale e con un talento che chiaramente hanno già loro, derivato dal liceo e dalle scuole superiori, e approfondire, quindi ci sono due modi per fare, al di là del percorso universitario, si può decidere di allargare le conoscenze, quello che si chiama broadening in inglese, si può decidere di deepening, ossia di approfondire in una certa dimensione. Noi abbiamo deciso in maniera molto precisa di approfondire quindi le conoscenze nelle scienze sociali di tipo scienze sociali statistico, di tipo quantitativo, quindi per formare degli studenti che di fianco al corso universitario, perché sono tutti studenti dell'università, abbiano un percorso aggiuntivo e integrativo che approfondisca queste conoscenze. Quindi gli studenti che stanno con noi 5 anni sono studenti che arrivano chiaramente molto bravi, adesso lo vedremo, sono molto bravi prima che entrino da noi, e tipicamente quelli che, quasi tutti perché sono già così bravi loro, riescono a sopravvivere a questo programma, che è duro, è effettivamente molto duro, perché richiede ovviamente di quasi fare due diplomi allo stesso tempo. Tutto il programma è insegnato in inglese, che è la lingua ufficiale del collegio, e abbiamo anche la fortuna di avere ricercatori che prendiamo dal mercato internazionale, e questo ci aiuta ovviamente a formare, a esserci, perché il programma allievi esiste perché abbiamo le risorse, la compagnia ovviamente, perché abbiamo la volontà di farlo noi come accademici dell'Università di Torino, ma più che altro perché abbiamo una forza di docenti all'interno del collegio che fa la maggior parte di questi corsi. Poi ovviamente nel coordinamento io stesso da solo non ce la farei, e quindi Matteo Ruggero, che sono qui, ed Edoardo Grillo sono fondamentali nell'aiutarmi a coordinarlo. Quindi come vi ho detto, questi studenti ricevono una borsa di studio per, in base al merito, per entrare al programma allievi. Possono entrare tipicamente all'inizio del percorso universitario, oppure, se spesso succede che non conoscono il programma necessariamente, per quanti sforzi facciamo, entrano dopo il primo anno, oppure si può entrare anche nel biennio, se per esempio si viene a fare l'università a Torino dopo che si è fatto un triennio in giro per l'Italia. Questo più e più succede, perché indubbiamente in qualche modo la notizia gira che a Torino c'è un programma che, se volete dare un'idea, si è ispirato in parte anche al modello della normale di Pisa, perché poi ovviamente quando si inventa bisogna anche al tempo stesso copiare, quindi in qualche modo non è che siamo i primi a avere la stessa, bisogna cercare di ovviamente sempre di prendere gli esempi migliori. Quindi questo è quello che fanno, e dopo 3 anni ricevono un diploma dopo il primo 3 anni, alcuni lo vedremo alla fine di oggi, e un master alla fine dei 5, alla fine del secondo 2 del biennio, che può essere appunto o in economics, in statistica o in applied mathematics nel biennio. Tipicamente arrivano da corsi di laurea in economia e statistica, ma potenzialmente possono anche arrivare dall'Università di Torino, possono potenzialmente anche arrivare dal Politecnico. Sono già bravissimi prima, non bisogna dirlo troppo per non scoraggiare, ma hanno quasi tutti voti altissimi al liceo, alle scuole superiori, quindi entrano già molto bravi. Noi come scienziati sociali distinguiamo tra selezione e trattamento. Io non so assolutamente se quello che facciamo è più trattamento, nel senso che diventano poi così bravi come abbiamo Giampaolo per quello che gli abbiamo insegnato, perché indubbiamente sono già molto bravi quando arrivano, e
si laureano tutti con 110 e lode, in particolare negli ultimi due anni non c'è nessuno che non ha preso 110 e lode, immaginate, oltre ad aver fatto tutto questo, e poi finiscono o nelle migliori università a continuare il loro studio o magari a posizioni professionali nel campo dei servizi e non solo, anche nella manifattura, ovviamente poi è più raro, per carriere abbastanza brillante. Abbiamo un grande track record anche con la Banca Centrale Europea, quindi ormai in qualche modo siamo conosciuti, è una cosa bella. E poi mentre scendevo le scale, alcuni di questi studenti, mi ricordo nel colloquio, quando arrivavano dalla maturità, non avevano neanche idea cosa fosse studiare le scienze sociali, e oggi se li vedo sembrano quasi molto più bravi di me, forse perché io sto invecchiando, forse perché alcuni di questi vanno nelle migliori università tra pochi mesi, quindi è un momento di grande orgoglio per il collegio e per tutti. Questa è l'introduzione che volevo fare, ripasso in questo ping pong strano che facciamo io e Giorgio la parola a lui per introdurre Elena Zambon. Grazie mille. Ecco, volevo dire fra l'altro che naturalmente oltre a premiare gli allievi che appunto entrano nella loro vita, oggi daremo anche i diplomi a quelli che sono i nostri master, che sono comunque un'iniziativa importante del collegio, e quindi il Master of Science in Finance, Insurance and Risk Master, il Master in Economics, che diciamo segue dei corsi che sono paralleli a quelli degli allievi, ma non solo, e infine il Master in Data Science for Complex Economic System. Quindi premeremo diciamo tutti coloro che hanno terminato questi programmi, che sono comunque programmi fondamentali per il Collegio Carlo Alberto e che appunto, come ricordava Pietro, sono generosamente sostenuti dal nostro finanziatore, che è la Compagnia di San Paolo. Allora, io sono molto lieto di ospitare, di avere Elena Zambon, che oggi ci porterà al lato imprenditoriale, ci spiegherà cos'è la vita imprenditoriale. Elena è molto più giovane di me, ma è quasi mia compagna di università, quasi, ecco. Però oltre a essere stata mia compagna di università molto più giovane di me, ha comunque molti altri meriti, tra cui quello di essere presidente della Zambon S.P.A. Come sapete, la Zambon è una grande azienda farmaceutica, tutti la conoscono per il Fluimucil, però è un'azienda che fa molte molte altre cose. E soprattutto è un'azienda che, per quanto sia un'azienda molto importante, eccetera, però non è un gigante del farma, come sappiamo, però è un'azienda che ha deciso di investire molto sulla ricerca. E questo è molto importante perché, come sapete, la farmaceutica italiana è soprattutto specializzata nella produzione, sono molto bravi a farle. Però invece ci sono delle aziende come la Zambon che, oltre a far questo, stanno investendo molto sulla ricerca, e quindi mi farà molto piacere che se Elena potrà anche parlare di questa dimensione, che è una dimensione che questo paese deve azione di farmaci. Noi siamo grandi esportatori di farmaci e le esportazioni italiane stanno crescendo moltissimo, ma è soprattutto produzione, cioè i big pharma vanno dai produttori nazionali e gli fanno fare le pastiglie perché sono molto bravi. Poi fa due o tre altre cose, tra cui essere nel consiglio di amministrazione della banca Unicredit, nel consiglio di amministrazione della Ferrari, nel consiglio di amministrazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, già noto come IIT, non vi dico anche i consigli in cui è già stata perché sarebbe un po' noioso, e quindi mi limito nella presentazione. E inoltre è anche stata presidente, credo che sia appena scaduta, dell'AIDAF, che è l'Associazione delle Imprese Familiari Italiane, ed è board member dell'FBN, che è il Network Internazionale dei Family Business. Quindi questa è un'altra dimensione di imprenditoria molto importante. L'imprenditoria italiana è molto, molto fondata sulle imprese familiari, e quindi questa è un'altra dimensione interessante di cui ci potrai parlare, che cosa vuol dire essere un imprenditore a capo di un'azienda familiare. Inoltre, nonostante la sua giovanissima età, è anche cavaliere del lavoro, no? E quindi di solito i cavalieri del lavoro sono delle persone un po' attempate, invece tu non sei una persona attempata e sei nonostante questo cavaliere del lavoro. Elena, grazie mille di aver accettato il nostro invito. The floor is yours. Questo microfono funziona, no, tanto lo vedo lì.
Allora, mi fa molto piacere perché noi imprenditori cerchiamo le eccellenze e quindi spero, anche se con il professor Barba ci siamo messi d'accordo, qualcuno di voi proseguirà i loro passi e quindi sarà nel mondo della teoria, degli studi, eccetera, ma io conto molto anche che alcuni di voi diventeranno dei bravissimi manager e, perché no, degli imprenditori. Quello che mi piace sottolineare, al di là di essere compagna di università con qualche anno di differenza, sono questi 113 anni di Zambon, che io amo definire in realtà una startup di 113 anni, perché è l'unico modo per dare significato a quel tempo. Il tempo di per sé non ha valore in quanto tale, non è che avere una certa età ha valore se si mette a frutto l'esperienza, se si mette a frutto anche la fatica che si è fatta, e quindi si diventa più saggi per certi versi, ma non bisogna essere condizionati dal tempo, bisogna avere la forza di rinnovare continuamente, e l'unico modo per farlo è perseguendo, quasi fosse un'ossessione, appunto la strada dell'innovazione. Un'azienda di 113 anni, potete, io sono terza generazione, potete immaginare quanto rischio avesse di essere condizionata dai successi di chi mi ha preceduto. Ed è perciò che quel razzo indica anche il viaggio che aspetta anche voi, nel senso che questo è sicuramente, questo diploma, questo un traguardo, ma è solo l'inizio. È una via che non si può scegliere, è inevitabile, non abbiamo altre scelte. Non possiamo che pensare alla nostra vita e alla vostra vita come un continuo susseguirsi di sfide e quindi di tappe, di un viaggio che ogni giorno deve riscoprirsi con novità, con curiosità, e quindi portarci in questa nostra era a diventare un viaggio che guarda a delle tecnologie nuove, che ha delle ambizioni importanti, delle sfide importanti da perseguire. Quindi alla continua ricerca del nuovo. Voi girerete il mondo, probabilmente la vostra generazione finirà anche su Marte, come noi invece, ahimè, no, viaggiamo dall'altra parte dell'oceano, e potete vivere veramente un'era incredibile in un'accelerazione continua. Ecco perché il razzo. Quello che non dovete mai dimenticare però, o almeno questo è stato per me molto utile, di avere una meta e di averla molto chiara quella meta. Perché le tecnologie stesse certamente sono un grande vantaggio, ci aiuteranno a in qualche modo eliminare delle mansioni anche più povere di contenuti, per voi che avete dedicato la vita agli studi e continuate ad affinare le vostre capacità, però liberando tempo che deve essere messo in un path, in un cammino che fa dell'etica, credo, la propria, il proprio riferimento, perché altrimenti ci si perde. Le polemiche che abbiamo sentito di Facebook di recente la dicono lunga. La tecnologia arriva molto più veloce di quanto siamo in grado di definirne i perimetri, forse non è neanche definibile il perimetro, perché la scoperta di per sé non sai dove ti porta. Ecco, allora l'unica possibilità che hai di definire dove è la tua meta, credo che siano i nostri valori, i valori con cui ci avete cresciuto come modello educativo e che ci danno dei traguardi. Evidentemente per qualcuno che si occupa della salute delle persone, davanti a tutto c'è una grande responsabilità, perché in un lavoro, non vorrei dire più banale, ma sicuramente meno invasivo, non hai a che fare con la salute e quindi con le aspettative che le persone ripongono in te. Ecco perché non c'è altra scelta per un'azienda farmaceutica che continuare ad esplorare e a innovare, per rispondere a queste attese, no, che crei. Per noi, appunto, in Zambon, questo ha voluto dire pensare alla medicina e quindi al farma, però non va, eccolo, come a un campo molto più ampio, dove non si parla più solo di cura, non si parla più solo di compresse, che diceva il professore, ma di prendersi cura, quindi non total cure, ma total cure and care, che vuol dire ripensare tutto il sistema e la relazione tra i diversi operatori. Certamente ci sono al centro delle competenze molto forti, per onorare appunto quella promessa che facciamo, competenze di scienziati, ma allo stesso tempo senza una capacità di interagire con infermieri, con medici, con i cosiddetti caregivers, le famiglie che si prendono cura dei malati, spesso
con questi trend di invecchiamento. Sono famiglie, tra l'altro, che nell'epoca moderna sono sempre meno popolate, quindi spesso figli unici, e la capacità di gestire anche dei momenti con l'invecchiamento di possibili difficoltà, le famose malattie degenerative, può salvare o meno la qualità di vita non solo del paziente, ma di tutta la famiglia. Ecco, pensare a una meta che dice: vediamo come le tecnologie digitali in particolare influenzeranno e daranno a monitorare il campo dei big data, che ci aiuterà a personalizzare anche la cura, cercando di capire qual è la cura migliore per ognuno di noi, che ha caratteristiche diverse evidentemente, cambierà completamente il modo di agire come figli, di seguire i propri genitori nel percorso di cura in modo totalmente nuovo, grazie a Internet of Things, grazie all'intelligenza artificiale, la possibilità di offrire e di interagire in questo settore. Ecco perché, pur essendo una pulce, se pensiamo al mondo delle grandi farmaceutiche, oggi forse, e tenetelo ben presente, conta di più l'agilità. Non è solo una questione di muscoli, ma è una questione di capacità di non essere ingessati in una struttura organizzativa che impedisce alle idee, alle novità di venire a galla, di trasformare le idee in progetti. Attraverso questo è l'abbinamento di due figure chiave. Qui mi è sempre piaciuto: un imprenditore da solo non fa molto, neanche un CEO da solo. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E quindi ci sono due mentalità che si avvicinano, laddove l'imprenditore, se mai vi capiterà di esserlo, e io questo me lo auguro, questo paese ha sempre generato grandi famiglie imprenditoriali e grandi imprenditori, specie in quest'epoca più recente, ed è una possibilità di lavoro futura per tutti voi. Gli imprenditori però ragionano per immagini, hanno appunto la cosiddetta visione, no? E questo ha pregi e difetti. La visione e l'immagine arriva in modo immediato, però è una visione di sintesi e ha dei tempi. Una volta che la immagini, ti sembra già realizzata, è come un sogno, ti sembra di esserci dentro, no? In realtà chiede dei tempi per realizzare questi progetti e per farli diventare realtà. E infatti qui ci vogliono i manager che ragionano per evidenze e per numeri, che sono capaci di tradurre quella sintesi, che spesso è intellegibile, in un qualcosa di reale, che parlano il linguaggio simile ai loro collaboratori, che li aiutano nell'esplicazione di una strategia fondamentale. E allo stesso tempo sono coloro che riescono a comunicare a tutta l'organizzazione in modo strutturato, in modo disciplinato. Se veniamo al punto del family business, in realtà ci sono pro e contro. Molti di voi andranno in public company, che non sono né meglio né peggio, semplicemente hanno qualcosa di diverso, hanno forse delle caratteristiche meno legate ai valori che appartengono a quella famiglia e che attraverso il DNA di quella famiglia, di quell'impresa, continuano a perseguire questa meta di cui parlavo prima. Il family business ha una caratteristica di necessariamente alzare l'asticella continuamente, proprio per il motivo che dicevo prima: rinnova lo spirito imprenditoriale e non ragiona per 3 anni, 5 anni, i tipici tempi di un budget oppure di un analista finanziario che ti giudica quando sei public, ma ragiona di generazione in generazione, ha la possibilità di investire su orizzonti temporali più lunghi e quindi ha un patrimonio cosiddetto paziente, un capitale paziente, che specie nel nostro settore è fondamentale, perché ci mettiamo 12 anni a scoprire un nuovo farmaco, costa delle cifre pazzesche, 1,3 miliardi a seconda delle statistiche, ma anche l'ultimo mese, con gli ultimi studi, quel farmaco può denunciare le sue criticità e quindi non essere approvato, pur avendo fatto 12 anni di ricerca. Un brevetto dura 20 anni, ma ci metti 12 anni a portarlo a termine, a portarlo al mercato, e quindi la protezione poi ce l'hai solo per 8 anni. Tutto questo vi fa capire come ci siano anche dei vantaggi nel non abbandonare certe aree terapeutiche per un family business che opera in questo campo. La cosa fondamentale però è che per dare continuità venga tenuto vivo questo DNA di cui vi parlavo prima, che nel nostro caso
è stata una frase del fondatore di Zambon che dice e che unisce la parte scientifica, se volete, a quel qualcosa di molto più forte che ancora una volta è legata al valore, allo spirito imprenditoriale. Cercate di conservare all'azienda il soffio ispiratore, che in sé è un fatto profondo di spirito e nel quale credo sia riposta in parte la chiave di ogni nostro successo. E come terza generazione quello che abbiamo cercato di fare è di esplorare che cosa volesse dire questo soffio ispiratore, che certamente è qualcosa che senti dentro, per voi ragazzi potrebbe essere la vocazione, che in realtà si svela passo dopo passo, a cominciare dai primi lavori, capirete cosa vi piace e cosa non vi piace, l'importante è incominciare, mettendo in conto un po' di sana fatica, perché diversamente non riuscireste a procedere, e quello che abbiamo cercato di fare è che il soffio ispiratore diventasse un soffio innovatore, che facesse dell'innovazione il suo obiettivo, il suo goal continuo. E quello che chiediamo ai talenti come voi che vengono in azienda da noi è proprio quello di perseguire, di contribuire come degli imprenditori a loro volta, nel non lasciare mai una strada intentata, nel fare degli errori, metteteli in conto, senza errori non avanzate, il progresso scientifico è fatto di errori, e soprattutto mette insieme competenze così diverse, non più solo camici bianchi dei medici, dicevo, ma informatici, perché l'economia digitale può essere studiata e applicata solo attraverso la fluidità di queste funzioni così diverse, di competenze così diverse che lavorano insieme. E allora arrivo al dunque, questo soffio innovatore però ha bisogno di sperimentare, e per sperimentare bisogna sempre alzare l'asticella, quindi accettate tutte le sfide, anche e soprattutto quelle che vi sembreranno impossibili, quelle che vi porteranno in giro per il mondo, come dicevano appunto il dottor Barba e chi vi ha seguito in questi anni, e cercate di creare lo scambio il più possibile di queste esperienze che farete in settori diversi. Spesso molti mi dicono: come fai a fare tutte quelle robe? Perché è da ogni impegno e da ogni incarico che ti nasce l'idea, e non è certo chiudendoti in una stanza che ti vengono le intuizioni di dove deve andare questa azienda, di dove devi portarla e come dare una mano ad altri, ma è solo continuando a dialogare con la contemporaneità, che non può essere chiudendosi, ma semplicemente aprendosi a un dialogo e a uno scambio, anche quando vi sembrerà di perdere tempo. Non è tempo perso, solo che lo capirete più in là, quando vi volterete, e capirete come in un puzzle che cosa avete fatto e perché l'avete fatto. C'è sempre un disegno che non è spesso all'inizio intellegibile, si capisce solo quando ti volti indietro, e allora ne capisci proprio il significato importante. Quel frequentare altre realtà è tipico di un imprenditore, ma voi siete imprenditori di voi stessi alla fine, e quindi il continuare ad avere un richiamo nell'essere ancora, quando non ti basta mai, no? Quando continui a pensare a ogni cosa che vedi, a come portarla nel tuo lavoro, quasi fosse un'ossessione. Per un imprenditore la propria azienda è una piacevole ossessione, fa parte della tua vita, e ogni cosa che vedi, girando il mondo, frequentando, visitando altre aziende, anche scambiando soprattutto idee con voi, di nuova generazione, è come posso tradurre quello che mi state dicendo, quello che mi state insegnando, in qualcosa che dialogo con voi anche come impresa. E in questo senso, però, lo sperimentare, dicevo, al di là di, ahimè, farvi fare degli errori, però indispensabili, porta a una conclusione che dice che a un certo punto vi dovete mettere a fare, come dicevo prima, perché la creatività è pensare cose nuove, ma l'innovazione è farle queste cose nuove. E qui vedete questi nuovi progetti che ci hanno riguardato, vi ho messo i più recenti, con ZCube, che è un research venture, che oltre a investire in fondi stranieri, da cui abbiamo imparato tantissimo, che investono ovviamente nel life science, è quello che noi chiamiamo un engine 2, dove al di là della ricerca tradizionale dentro all'azienda, fatta di molecole, di ampolle, eccetera, c'è una ricerca che è quella che studia appunto l'Internet of Things e tutti questi modelli di device e di delivery system che cambieranno il modo di somministrare i farmaci, il modo di monitorare la terapia, come dicevo prima. Questo non potremmo inventarcela da sole, soprattutto la parte digitale, per cui abbiamo aperto un programma di accelerazione, ormai
al quarto anno, che in giro per il mondo raccoglie i migliori cervelli che hanno delle idee, solo hanno bisogno di qualcuno che li accompagni nel trasformare l'idea in un progetto, il cosiddetto technology transfer, e che poi viene finanziato attraverso il seed capital e che gli permette di presentarsi a dei venture capital che a quel punto giudicheranno la possibilità di diventare una realtà di successo futura. E questo però lo facciamo poi insieme in un campus secondo una logica aperta. Vi vorrei fare solo un esempio attraverso un filmato di qual è stato uno di questi progetti innovativi che ha riguardato in particolare dei malati di Parkinson, che è una delle aree terapeutiche dove abbiamo una molecola lanciata sul mercato da pochi anni e che dà una mano a questi, in una, a questi pazienti e alle loro famiglie in un'ottica del prendersi cura della malattia. Guardiamo insieme cosa ha voluto dire per noi. Neurological disorders are now the leading cause of disability in the world. Among these, the fastest growing is Parkinson's disease, with skyrocketing epidemiology. Ever-changing symptoms make life with Parkinson's disease a daily challenge, leaving patients with many unsolved questions. Is this normal? How can I cope with this? Who can help me? What if patients could count on a personal coach, providing everyday expert advice and support, coordinating and integrating the care team around them? Based on the principles of collaborative medicine, Parkinson Care offers daily support that leverages personal relationships and expert knowledge to transform disease management into the experience of being well cared for. Parkinson Care combines high-touch point of care with high-tech solutions to make contact easier and patients' lives safer, better, enhanced. Parkinson Care. Expert care when you need it. Ecco, che cos'è Parkinson Care? Fondamentalmente è una esperienza, noi chiamiamo, di relazione e di attenzione alla persona, malgrado la malattia che diventa un compagno di viaggio, che non puoi contrastare, puoi solo cercare di rendere la tua vita con un livello di qualità di vita accettabile e farlo diventare semplicemente qualcuno che ti accompagna ed è inutile contrastarlo. Questo però non basta con i medici specialisti che ti vedono una volta ogni due mesi, ma hai bisogno di qualcuno a cui riferirti, che ti accompagni nel capire i sintomi, nel capire come trattarli, che significato dargli, eccetera. Tutti questi dati vengono accumulati e un programma di artificial intelligence dà a coloro che chiamano attraverso queste infermiere la possibilità di capire le esperienze di altri malati della stessa malattia, possono agire o possono utilizzare degli escamotage per migliorare la loro qualità di vita. Questo però, appunto, dicevo, è la parte diciamo contemporanea, ma ha di fondo una convinzione che cercare di rendere la vita dei pazienti migliore non può che essere la nostra missione continua ed è una responsabilità sociale, una responsabilità collettiva che ci siamo sempre, come dire, dati e che è espressione di un'altra frase del fondatore a me molto cara, che disabili. Quindi non bastano le competenze tecniche, ma bisogna capire come queste competenze tecniche fluidificano all'interno dell'impresa per trovare innovazione, ma all'interno delle varie attività che farete, perché dice forse quello che anche questo collegio cerca di fare, che solo l'allargamento delle proprie cognizioni scientifiche, lo studio indefesso di tutti i problemi sociali e organizzativi permettono di spaziare sopra la mediocrità e rendersi veramente utili, quasi abbiano insieme la possibilità di raggiungere dei traguardi di successo. Giusto per darvi un flash, questo per noi vuol dire certamente occuparci di diverse attività che ruotano attorno alla stessa molecola, anche di assistenza domiciliare appunto per i pazienti, attraverso ZCube come vi dicevo prima, attraverso una fondazione Open Education appunto, e che dà vita, giusto per darvi un flash di numeri, a un'azienda che fa 723 milioni di fatturato, il cui grande business ovviamente è la parte farmaceutica, che continua a crescere per fortuna, che distribuisce i suoi prodotti in 87 paesi in giro per il mondo, che ha 5 stabilimenti in giro per il mondo e con 2729 persone. Con quest'idea molto chiara di continuare a onorare il fatto di
spinge verso una moderna multinazionale che non si può fermare sui successi del passato e che ha di fondo questa volontà di continuare a guardare come innovare la parte del cure e del care attraverso i propri brand, appunto diceva prima, citava il Flumucil, ma lo Spedidol, il Monuril, dove in tutti questi anche il packaging diventa espressione ambasciatore di questa filosofia, dove al centro c'è la persona e il beneficio che può trarne come qualità di vita. Non solo questi brand che forse conoscete di più, ma il fatto di mettere a servizio i nostri valori per patologie più severe, appunto molto più accettabile che non chiusi in un ospedale a causa dei rischi di infezione che possono avere continuamente. Questo per un'azienda di valori vuol dire mettere a frutto e tradurre in modo concreto lo spirito innovatore, lo spirito, quello ahimè, della fibrosi cistica, che è un'altra delle patologie per cui i ragazzi arrivano a 42 anni, pensate, una volta arrivavano solo a 25-30 anni, e che gli permette però di fare una vita attraverso un punto che aveva come chiave e come ogni successo. Però si concretizza nei fatti, quindi spendiamo nei prossimi 3 anni 250 milioni in programmi di ricerca, divisi tra il sistema nervoso centrale e la parte respiratoria, quindi potete immaginare impegnativo soprattutto nella qualità delle persone di cui abbiamo bisogno. Quindi le persone, queste 2729 persone, ne sanno molto più di me e te le devi meritare, come un giorno le persone per cui lavorerete dovranno meritare voi, meritare le vostre competenze, le vostre abilità. Questo vuol dire avere in un'azienda della conoscenza, come a me piace definirla, delle persone di altissimo livello. Il 61% hanno una laurea universitaria e anche i tecnici che lavorano in fabbrica hanno comunque un degree molto elevato. Quindi sono persone culturalmente molto avanzate ed è quello che gli dà quella capacità ogni volta di vedere le cose in modo nuovo. Molte di esse sono in giro per il mondo, quindi dobbiamo tenerle insieme pur venendo da culture diverse, e il modo per tenerle insieme è fare capire loro quanto sia importante il loro contributo per fare veramente la differenza. E quello che ci tiene insieme è avere uno schema di valori molto simile al servizio dei pazienti, con cui condividere anche gli sforzi e le fatiche di ogni giorno. È una sfida però molto, come dire, perseguibile e molto ambiziosa, ma quando punti sulla qualità delle persone questo è fattibile. Per qualità delle persone intendo coloro che quando vengono in un'azienda del genere sanno benissimo che c'è una precondizione, che sono dei valori che durano da 113 anni e che non possono essere in discussione. Sono quelli dell'integrità, dell'onestà, dell'attenzione alle persone all'interno dell'impresa, ma anche l'umiltà di sapere che è motore di conoscenza, perché è sapere di non convinti di non sapere mai tutto, è l'unica cosa che vi fa scoprire ancora e sempre. Questo non basterebbe, bisogna tradurre questo in dei comportamenti, e quindi non sono comportamenti che noi abbiamo detto a loro cosa devono fare, come devono fare, ma che loro hanno individuato come essenziale affinché quei valori vengano messi in pratica. Ovviamente quello che a me interessa più di tutti è questo dell'innovazione. C'è il modo per affrontare nuove sfide, dove loro hanno pensato anche a che cosa non bisogna fare se vuoi veramente agire in questo senso, essendo affidabili, avendo ambizioni e guardando al futuro. E quindi hanno tra di loro immaginato come scegliersi, come attrarre talenti, pensando che per lavorare in un'azienda come questa le cose importanti sono essere coraggiosi, positivi e supportive verso le proprie persone, ma soprattutto quello che si dice si fa, ed è la coerenza tra quello, no? I valori in cui credi e il fatto di metterli in pratica. Tutto questo permette, condividendo con altri, di raggiungere nuove ambizioni. Per noi le ambizioni sono anche il trasformare la nostra sede in un campus, che è sicuramente l'ambizione intesa in senso positivo, quando continui a guardare dappertutto per raccogliere meriti, non solo per te stesso, ma per la comunità di appartenenza, con quel valore sociale di cui vi parlavo prima. E questo ha voluto dire mettere lì 60 milioni e raddoppiare questo campus, che si chiama Open Zone, where science oxygen business, e dove creiamo valore in modo unico nel settore della salute, promuovendo e creando dei ponti
per creare una comunità dinamica e favorire l'accesso a competenze e anche a capitale, a quei venture capital di cui vi parlavo prima. Oggi ce ne sono 23 di aziende, siamo in 600, ma con il nuovo programma che vi dicevo arriveremo a 1200, molti di loro sono ricercatori, e questi ricercatori permetteranno, venendo da aziende diverse, di trovarsi insieme e avanzare nel progresso scientifico, mettendo insieme le conoscenze. Quindi quel knowledge transfer dell'MIT e di Harvard, che viene a spiegarti come si fa il vero technology transfer dalle loro parti, così come il digital quanto influenzerà il nostro settore, ma qualcuno forse a voi noto, perché credo che sia torinese, Carlo Ratti, che ci fa sì che ci siano persone, anche internazionali, soprattutto internazionali, che vengono a parlarti di mondi diversi, per aprirti la testa, per avere un open mind che consenta di lavorare con altre competenze. Quindi il technology, che cosa vuol dire? Cambiare gli uffici affinché queste competenze e questa capacità di innovare diventi un'abitudine, un modo di lavorare. Non ultimo, evidentemente, il concetto del lavoro, che cambia continuamente e che nel nostro caso ha dato vita a degli spazi completamente diversi con cui interagire, dove neanche l'amministratore delegato ha un ufficio, dove si lavora e le idee vengono in contesti molto casuali e dove il cosiddetto open space non è fatto così per temi di produttività al metro quadrato, ma è fatto proprio per realizzare degli scambi e delle idee che ci permettano di stare insieme, continuando a rigenerarci gli uni gli altri in uno scambio continuo. Quindi alla fine quello che io spero sia per voi il messaggio è che, come diceva questo biologo famoso, certamente non possiamo prevedere il futuro, ma un learning by doing che vi darà tutto questo. Vi lascio con la sintesi di un'essenza, che è quella che quando andrete, così come non dovete tradire mai la vostra essenza, le cose in cui credete, il chi siete, inventare, e voi potete inventarlo ogni giorno, guardando con quella curiosità e mettendo a frutto quello che anche in questi anni avete imparato, mettendovi in testa che in realtà sarà ogni giorno. Ora, in un'azienda non bisogna mai tradire appunto l'essenza, il DNA di quell'azienda, e per Zambon questo vuol dire life enhanced. In Zambon siamo convinti della grande differenza tra vivere e vivere appieno. Dal 1906 sentiamo la responsabilità di investire in prodotti innovativi che possano migliorare la vita dei pazienti. Ma non basta. Ci prendiamo cura delle persone e delle loro famiglie, dei loro progetti, sogni e passioni. Che si tratti di tornare ad essere attivi, di vivere con gli altri o semplicemente di stare meglio, la nostra missione è sviluppare farmaci e moderne soluzioni per la salute che permettano di godere davvero del proprio tempo. Perché per Zambon, qualità della vita è vivere al meglio, in ogni momento. Life Enhanced. Grazie. Grazie mille Elena per questa bella presentazione. Vorrei dire che vorrei aggiungere due cose a quello che ha detto Elena. La prima è che è molto importante, e Elena ha dimostrato, il coinvolgimento delle donne nella gestione delle imprese, e la loro azienda è un'azienda dove, che in sostanza è gestita da, diciamo, nella parte familiare da tre sorelle, quindi sono tre donne che gestiscono questa azienda, e questo è importante. E la seconda cosa è che in qualche modo nella tua narrazione si intravede quella che è un'evoluzione molto importante nei modelli di corporate e di business. Oggi non è più quello semplicemente di massimizzare i profitti, come noi brutali economisti vi spieghiamo, ma è quello di mettere prima dei profitti i valori e dei modelli di vita che sono importanti. Quindi era, per esempio, c'era Daniel Ek, che è il fondatore di Spotify. Voi tutti sapete che cos'è Spotify, immagino, che è un grandissimo imprenditore dell'high tech, delle nuove tecnologie. Anche lui ha detto:
il futuro delle aziende, grandi corporation del futuro, come ci ha fatto vedere bene Elena, non sono più aziende che pensano solo al bilancio, pensano anche al bilancio, perché questo è fondamentale. Anche noi al collegio pensiamo molto al bilancio, quindi anche le charities devono pensare al bilancio, ma soprattutto devono avere molto chiaro qual è il loro set di valori che vogliono perseguire. Bene, adesso passiamo. Pietro, se vuoi presentare Giampaolo Caramellino, siamo molto fieri di avere un nostro allievo che ci farà una presentazione, e grazie a Pietro per introdurlo. Grazie ancora, grazie, complimenti per la presentazione. Quindi Giampaolo Caramellino è un grande onore poterlo introdurre, è uno di questi allievi che 6-7 anni fa era esattamente seduto tra questi banchi, e l'ho seguito in tutto il suo percorso, ha fatto anche la tesi di laurea sotto la mia supervisione all'università, quindi l'ho sempre seguito. È un allievo assolutamente brillante, si è laureato col massimo dei voti, con tutti gli onori accademici possibili all'università e al collegio stesso, in economics, quindi era proprio un economista tutto tondo. Ha ricevuto anche nel 2013 un premio come miglior laureato sia dell'università che del Politecnico dall'Unione Industriale, quindi la competizione non era piccola in quel momento. Poi decise allora che una delle vie possibili che spesso noi incoraggiamo è quella di continuare con un dottorato. Io in qualche modo nella decisione del collegio del fare il programma allievo era esattamente quella che poi i migliori studenti, non ha senso competere come dottorato con l'università di Stanford o di Harvard o di Londra, le migliori di Londra, perché in una realtà come Torino invece può produrre dei potenziali candidati per quei percorsi assolutamente di primo livello. E pensate che quindi lui, e questo è anche un onore quando per noi professori candidiamo questi allievi, Giampaolo ebbe la borsa di studio piena per andare a studiare a Stanford, a Yale, a New York University, all'Università di Penn, a Caltech e alla London School of Economics. È incredibile, quindi è raro essere ammessi con così tante opzioni, quindi diventa difficile scegliere, ci sono problemi peggiori nella vita, e lui scelse di andare alla London School of Economics, quindi scelse una scelta molto europea, non ovvia. Io stesso sono un prodotto di quella scuola, probabilmente allora non mi ricordo esattamente, non sono sicurissimo che avrei fatto con una scelta così ampia la stessa scelta, però era molto convinto, e quindi questo è molto importante. Quando fai una scelta che quello insegniamo, vuol dire che le tue preferenze rivelano che sei un prodotto europeo, che ami questa parte del mondo e sei convinto. Poi comunque la scuola è decisamente ottimo. Ha fatto anche ha fatto una scelta che è molto importante ossia di in questo momento sta lavorando come consulente strategico in una delle società di consulenze più importanti al mondo, americani, Boston Consulting Group, e questo ha un segnale di molto legato ovviamente al nostro paese, alle nostre istituzioni. Ha fatto 6 anni praticamente a Londra, e facendo decisamente molto bene, ha finito il dottorato, e poi perché il dottorato, il PhD come è chiamato nel mondo anglosassone, è comunque un percorso professionalizzante, cioè è un mondo che ti permette, hai un training molto superiore, sono sicuro ai suoi colleghi, ce lo dirà, e probabilmente pochi dei suoi colleghi hanno tanti anni di studio quanti lui, però è anche un percorso professionalizzante, un percorso che ti permette di accedere al mercato del lavoro. È importante, spesso viene visto soltanto come ma io non voglio fare necessariamente, non voglio fare l'accademico. È assolutamente coerente col non fare l'accademico, insomma, è più all'estero che in Italia, senz'altro nelle case farmaceutiche sono sicuro che sono pieni di studenti che hanno il dottorato ovviamente in art science, no? Più che in social sciences. E io stesso, se posso usarmi come esempio, iniziai la carriera in un'istituzione internazionale, e quindi non in accademia in senso stretto. Quindi poi queste cose qui si possono anche in una certa dimensione passare da un mondo all'altro. Magari tra qualche anno Giampaolo tornerà all'università, o invece diventerà uno di questi brillanti consulenti
che risolverà i problemi delle aziende e non solo, magari anche del nostro paese. Prego. Allora, innanzitutto grazie mille per l'invito e grazie per l'introduzione. Mi ricordo Pietro che eri stato molto più tranchant sulla mia scelta dell'università, così come complimenti alla, e congratulazioni alla classe del 2019 del collegio, sia del programma allievi che dei vari master. Oggi è il giorno in cui raccogliete quanto seminato da altri professori, però direi che l'esperienza del sia comunque stata ottima. Devo anche dire che dopo la bellissima presentazione di Elena sono forse ancora più sotto pressione rispetto a quanto già lo fossi prima. Ed avendo anch'io raggiunto questo obiettivo, capisco quanto intensamente abbiate dovuto lavorare. Parte del merito di questo risultato è sicuramente però anche delle vostre famiglie, dei vostri professori, dei vostri amici, e sono quindi contento ed anche onorato di poter condividere non solo con voi ma anche con loro questo vostro momento di gioia. Entrare a far parte della comunità del collegio è stato così emozionante che mi ricordo ancora perfettamente il mio primo giorno. Era un pomeriggio di fine agosto del 2009 e nonostante mi avessero assegnato una postazione computer dimenticando il mouse, mi sentii subito accolto da una fantastica comunità a cui mi sento ancora oggi profondamente legato. A 7 anni di distanza dal mio ultimo giorno come allievo, posso adesso riflettere con maggiore consapevolezza su quanto quell'esperienza mi abbia arricchito. Il collegio mi ha sicuramente insegnato materialmente tante cose, molte delle quali in realtà mi sono già del tutto dimenticato, e come ha detto Pietro, mi ha dato la grandissima opportunità nel poter scegliere tra diversi dottorati, tra diverse università per il mio dottorato. Quello su cui mi vorrei però focalizzare oggi sono in realtà gli insegnamenti di carattere non cognitivo, come dicono gli economisti, meno misurabili, ma che senza dubbio mi accompagnano oggi e lo faranno anche in futuro. Da questi insegnamenti ho cercato di derivare 3 consigli che idealmente vorrei lasciare alla classe del 2019 e che credo che bene rappresentino lo spirito del collegio. Primo consiglio, siate ambiziosi e fate sì che sentimenti quale senso di inadeguatezza e di incertezza si trasformino in uno stimolo a dare di più e non in una scusa per non provarci nemmeno. Farei onestamente fatica a credere che esista un istituto di ricerca universitario nato solo 15 anni fa come il collegio, che piazza sistematicamente i propri studenti come il collegio stesso. Pietro ha già parlato del track record del placement, quindi non mi voglio dilungare troppo. Avendo però visto a Londra quanto alta sia la competizione per accedere a questo tipo di programmi di dottorato, credo proprio che sia una cosa eccezionale. Allo stesso modo, secondo me, è anche eccezionale vedere in quanto poco tempo alcuni ex allievi o ragazzi che hanno fatto i vari master del collegio abbiano già oggi raggiunto alcune posizioni di rilievo in importanti istituti italiani e non, per citarne alcuni, Compagnia di San Paolo, alcune società dei servizi, tra cui McKinsey, Bain, Unicredit e molti altri istituti. Osservando appunto questo track record, credo sia del tutto evidente che le persone che hanno lavorato e lavorano nei vari programmi di insegnamento del collegio, quindi Pietro, i vari professori e tutto lo staffing, siano ottimi interpreti del celebre motto Stay Hungry, Stay Foolish di Steve Jobs. In quanto loro allievi ed ex allievi, credo che tutti noi abbiamo l'obbligo di provare a fare lo stesso. Non voglio chiaramente inneggiare alla spavalderia, ma il consiglio di ricordarsi di quello che siete stati capaci di fare durante il tempo trascorso qui e nei momenti di incertezza di pensare che il problema è semmai di chi non ha un master che vale quanto il vostro. Sebbene non possa chiaramente garantire per il vostro successo futuro e vi debba anche avvertire che in realtà il mondo professionale è spesso meno accogliente di quello che avete trovato qua,
spero che non vi porrete limiti, in quanto avete già dimostrato sia di voler mettervi in gioco, sia di avere una capacità di dedizione sopra la media. Secondo consiglio, che è un consiglio di processo, quindi per passare dalla vision alla messa a terra dei risultati, siate preparati, come avete fatto in questi anni, associate all'ambizione un piano d'azione e cercate persone che investano su di voi. Non sarei mai riuscito a passare con relativa agilità alcuni esami, se dovessi fare un esempio, considerando direi anche gli esami del dottorato, citerei quello di Measure Theory, seguito qui al collegio, se non avessi trascorso diverse serate sui libri. Allo stesso modo poi trascorso un sacco di serate e weekend al mio desk di Londra, come me la maggior parte dei miei compagni, che poi negli anni sono diventati grandi amici, e credo che allo stesso modo abbiate fatto voi qui. La passione per lo studio era chiaramente comune a me, come a tutti i miei compagni di studio, però nessuno avrebbe mai trascorso in modo così sistematico il proprio tempo sui libri se non avesse pensato che passare un esame con un buon voto, oppure scrivere in un paper in un certo modo, potesse essere poi un viatico per realizzare le proprie ambizioni. Usciti di qui vi troverete sicuramente ad affrontare dei sentieri che saranno molto meno definiti rispetto a quelli dettati dai corsi universitari. Per riuscire a tenere la rotta durante l'inizio del percorso professionale, credo che quindi chiarezza delle ambizioni, dei programmi per realizzarli, così come le azioni che farete quotidianamente, saranno assolutamente fondamentali. Vi suggerisco quindi, nel caso in cui non l'abbiate già fatto, in realtà sono sicuro che già in parte l'avete fatto, ci avrete già speso parecchio tempo, vi consiglio comunque di prendervi del tempo per definire i vostri obiettivi, capire quali siano gli step necessari per raggiungerli e, per facilitare le cose, cercare e direi quasi pretendere da voi stessi un datore di lavoro, ad un supervisore che investa su di voi, così come hanno fatto le persone al collegio. È chiaro che tutti noi abbiamo un controllo solo parziale per quanto riguarda i risultati delle nostre azioni e per quanto riguarda le sfide che ci troveremo ad affrontare. Credo però che non ci siano dubbi sul fatto che possiamo determinare quanto preparati ed aperti saremo per sfruttare le opportunità, anche quelle più inaspettate, che ci capiteranno in futuro. Terzo e ultimo consiglio: fatevi promotori dei cambiamenti di cui necessita la società. Il merito di trovarvi qui oggi è principalmente vostro, però sono certo che alcuni fattori esterni abbiano giocato un ruolo fondamentale. Come già sottolineato, sto pensando al supporto delle vostre famiglie, così come quello ricevuto da un'istituzione che non vi ha chiesto niente per quanto riguarda il programma allievi, o molto poco per quanto riguarda i master, in un periodo storico in cui l'accesso disuguale all'istruzione è uno dei fattori chiave delle crescenti disuguaglianze. Ci sono poi una miriade di altri fattori che, per non tediarvi, non starò qui ad elencare. Dati tutti questi fattori, però, credo sia assolutamente giusto condividere con chi è meno fortunato di voi il vostro talento e contribuire a rendere alcuni aspetti della società che, errori più o meno recenti ed alcuni problemi strutturali, contribuire appunto a migliorare questi aspetti della società che alcuni errori recenti o passati e problemi strutturali stanno mettendo sotto pressione. Sebbene individualmente credo si possa fare molto poco, se non nulla, è comunque giusto provare a dare il vostro contributo e fornire il vostro esempio. Per concludere, di nuovo congratulazioni alla classe del 2019. Avete lavorato intensamente, realizzato tanto. Sono sicuro che nel perseguire i vostri obiettivi, sia professionali che personali, sarete assolutamente in grado di sfruttare al meglio tutti gli insegnamenti acquisiti al collegio. Grazie mille. Grazie Giampaolo, sono le testimonianze come le tue che ci rendono orgogliosi di quello che facciamo, quindi mi raccomando, continua a fare così, non deluderci. Continua così, grazie. Adesso abbiamo una cosa molto carina, cioè i nostri allievi hanno organizzato
una cosa di crowdfunding. Che cosa serve il crowdfunding? Ve lo spiegheranno loro, cioè stanno cercando di raccogliere dei soldi per finanziare una borsa di studio per l'anno prossimo. Naturalmente spero che quest'anno abbiate messo il bancarello per raccogliere i soldi. C'è il bancarello? Ecco, no, perché loro, siccome sono, questo dovreste dare di più ancora, perché loro sono così cose che fanno le presentazioni. Di passare dal bancarello, giusto? Ho detto bene? Bene, esattamente, dai, questo è un po' quello che vogliamo dire. Beh, inizialmente voglio ringraziarvi tutti quanti per essere qua, in quanto per noi è un evento e un giorno importante da allievi. E tutti i seminari vengono, fanno la presentazione del crowdfunding e poi dice: dov'è il bancarello dove posso dare i soldi? Non c'è, e quindi i soldi non si sa come fa, bisogna darli da internet e poi tutti si dimenticano. Quindi mi raccomando, dopo la presentazione. Poi, grazie soprattutto anche a Francesco e Cedomir, l'esperienza è ciò che il collegio può darci. Quindi cedo a loro la parola, che vi racconteranno un po' molto brevemente cosa il collegio gli ha dato, non solo a livello formativo, ma anche a livello personale di esperienze di vita. Grazie mille, buonasera a tutti. Come Centro Arte Giulia ci chiamo Francesco e Cedomir, siamo due allievi senior e questo vuol dire che siamo alla fine del nostro percorso di studi qui al collegio. E diciamo così, essendo che siamo in un periodo di bilanci, ci siamo accorti di quanto il programma al collegio ci abbia arricchito e di quanto ci abbia dato in questi anni, per cui siamo molto contenti di avere un'occasione per poterlo dire a qualcuno. E lascio quindi subito la parola a Francesco. Grazie Cedomir, grazie a tutti. Allora, io in questo breve intervento vorrei soffermarmi su tre punti principalmente che hanno veramente arricchito il nostro percorso qua al collegio. Il primo è l'altissima qualità della formazione. Il secondo è l'ambiente che si crea al collegio. È veramente una famiglia, si entra veramente a far parte di un'istituzione accogliente e si crea tra gli studenti un legame forte. Oggi abbiamo avuto questa testimonianza sia tra gli allievi sia anche con ex allievi. Giampaolo adesso, e oggi pomeriggio c'è stato un incontro con quattro ex allievi che sono venuti a portare ai studenti la propria testimonianza. E infine, forse l'aspetto che ritengo più importante è il fatto che al collegio non si ha un numero di matricola e soprattutto non si viene considerati una matricola, un numero di matricola. Ogni studente viene accompagnato lungo i 5 anni e viene conosciuto dai professori che ne individuano i punti di forza, lo aiutano a disegnare il proprio programma di studi e infine lo supportano verso il raggiungimento degli obiettivi post laurea, e per questo ritengo che sia un programma veramente eccezionale. Passo ancora la parola a Cedomir. E allora, l'anno prossimo io andrò a continuare i miei studi con un dottorato in economia a Yale, e questo è stato, il collegio è stato sicuramente il valore aggiunto che mi ha permesso di arrivare a questa esperienza e con la borsa di Yale, che sicuramente è... No, gli chiediamo chi gliela dà, però gliela dà Yale, benissimo. Me la dà Yale, e introduco invece di nuovo Cedomir, che andrà in un'università ancora più prestigiosa, Stanford. E chi gli dà la borsa? Cedomir, non dirlo, Stanford, chi la borsa. Ma Unicredit. Sì, grazie. Ho ricevuto questa borsa che mi permetterà di continuare i miei studi in America da partire da agosto, grazie alla fondazione di Unicredit. E mi permetto di riprendere soltanto un punto dei tanti di cui ha già parlato ampiamente Francesco, ma che mi sembra essere stato particolarmente decisivo per il nostro percorso robusto, che ci ha permesso di... e che appunto permette a tutti gli allievi di competere sul panorama globale e di appunto proseguire ognuno con la strada che è più congeniale alle proprie inclinazioni, ai propri desideri, alle proprie corso di studio di questi anni, che il valore e la forza del programma proprio di studi che abbiamo fatto qui al collegio, dal momento in cui è un programma che ci siamo accorti essere molto mirato. Vi ringrazio e cedo di nuovo la parola a Giulia.
Io volevo, Giulia, prima di, volevo sottolineare, poi dopo parli anche tu e dici anche tu che cosa fai. Ci tenevo che Cedomir dicesse che ha vinto la borsa unica per due ragioni. Uno, perché è importante vedere come i nostri allievi hanno una validation esterna, non solo dalle grandi università che li prendono, ma anche da chi li finanzia. E poi perché Elena siede nel board della... lei siede nel board della banca e io nel board della Fondazione Unicredit. Devo dire che la Fondazione Unicredit fa un enorme lavoro parallelo al collegio per sostenere i ragazzi che vogliono andare fuori, però la Fondazione deve sempre convincere il board a essere finanziata, no? Quindi ci tenevo che Cedomir facesse questa testimonianza in modo esattamente. Grazie. Dunque, dopo avervi portato altre due esperienze, oltre a quella già portata dal signor Canomellino, l'Associazione Allievi quest'anno ha deciso, attraverso anche il supporto della Compagnia di San Paolo, di avviare, come detto precedentemente, una campagna di crowdfunding, ovvero una raccolta fondi. La Compagnia di San Paolo ci ha permesso di avere appunto un supporto e grazie a questo supporto siamo riusciti già a finanziare due borse di studio per altri due allievi che il prossimo anno entreranno a far parte del programma allievi e stiamo correndo per la terza. Dunque, senza tanti giri di parole, sono qua per dirvi che ci farebbe davvero piacere se voi contribuireste, ma anche solo con 5 euro. Diciamo, l'obiettivo è dare la possibilità a altri studenti meritevoli, come già anche detto dal nostro coordinatore Garibaldi, di avere un'opportunità in più per dargli qualcosa non solo in ambito accademico ma anche personale. Come diceva appunto Francesco, qui siamo tutti una grande famiglia e ci piacerebbe davvero allargarla ancora di più. Grazie mille. Non ci hai detto cosa tu stai facendo. Dunque, io ho finito proprio oggi con il mio ultimo esame, la mia triennale. Allora. Quindi ora ho fatto la domanda per far parte anche del programma senior qua al Collegio Carlo Alberto, quindi vediamo quale sarà il feedback, la risposta. Speriamo che ti ammettano, vediamo. vedremo. Grazie mille. Grazie mille a voi, bravissimi. Pietro, mi pare che siamo venuti al momento della premiazione, quindi il nostro ping pong, questa è roba tua. Tu fai gli allievi, io faccio chi fa i master? Cominciamo con i master? Cominciamo con i master. E chi li premia? Roberto. No, da lì li premia. Ci mettiamo di là, sì. Insegna, è uno dei coordinatori del master in finanza e grazie Roberto per consegnare questi diplomi. Sì, giusto due parole sul programma che è un esempio della buona collaborazione tra il Collegio Carlo Alberto e l'Università e che ha una storia abbastanza lunga, siamo oltre la 20ª edizione e quindi quando 2 anni fa insieme alla professoressa Nicodano che è la direttrice del master abbiamo preso la direzione. Abbiamo dovuto affrontare la sfida di mantenerne la reputazione che è già molto ampia tra tutte le aziende di Torino e anche in Italia. E in generale questo siamo riusciti a farlo mantenendo una faculty sia locale sia internazionale e soprattutto siamo riusciti a farlo grazie alla interazione e la collaborazione con molti sponsor. Che tra l'altro ringraziamo perché ci danno la possibilità di offrire delle borse di studio a studenti meritevoli e questo ci permette di tenere in vita il master e di renderlo, credo, un prodotto di eccellenza. E, niente, quindi credo che possiamo procedere con la premiazione degli studenti. Mettiti però davanti. Dove lo facciamo posizionare? Allora, microfono Roberto. No, leggo io i nomi. Ah, scusa. Ok. Lui consegna e foto.
Filippo Benfari. Col masco. Così. Adesso facciamo un po' più in fretta. No, ci mettiamo la posa e ci il primo. Luca Ceccuzzi. Emanuele Chini. Teresa Colusso. Andrea De Sogus. Eleonora Pascucci. Giuseppe Provitera. Salvatore Socciu. Jacopo Tassara. Connor Innes Torbun. Ottimo. Passiamo al master. Quale facciamo adesso? Economics. Master in economics. E Dino, grazie. Sì, salve. Io sono Dino Gerardi e sono il direttore del master in economics e anche il direttore scientifico del collegio. Ma qui master in economics è un programma strettamente legato al programma allievi. In effetti usa tutti i corsi del programma allievi. Se il programma allievi è molto demanding perché agli studenti viene richiesto di seguire corsi universitari e corsi al collegio, il programma e il Master Economics è demanding perché tutti i corsi vengono compattati in un anno, quindi richiede molto impegno da parte di questi studenti e io insegno in questo Master. È molto bello vedere anche come gli studenti del Master si integrano con gli allievi. La cosa più bella è vedere quando gli studenti imparano uno dall'altro. Io lo dico sempre, uno dei vantaggi di studiare nei programmi migliori è che si hanno compagni bravissimi da cui si impara tanto, e questo si verifica anche al collegio ed è una cosa di cui insomma noi siamo molto orgogliosi. Il programma di Master in Economics è un programma abbastanza piccolo, anche perché non è facile avere studenti così bravi, è un programma che si è rivolto principalmente a chi vuole proseguire una carriera accademica. Ovviamente questa è una cosa che riguarda anche gli studenti del programma allievi. Non è facile capire se poi proseguire con un programma di dottorato. Permettetemi una battuta: noi in Economics siamo fortunati, io e i miei studenti dico sempre, se non siete convinti di voler fare la carriera accademica fate il dottorato, nella peggiore delle ipotesi diventerete ricchi, perché si può finire insomma in consulting groups, hedge funds, quindi non è proprio insomma la cosa peggiore. In termini di placement, come potete vedere, quindi alcuni mostri di diversi studenti finiscono in programmi internazionali. Anche quest'anno siamo fortunati, quindi abbiamo alcuni nostri studenti che finiscono oggi il master e continueranno a studiare nelle migliori università europee, inclusa Toulouse.
e altri invece proseguono nel settore privato, nel settore delle, in alcune organizzazioni internazionali come la Banca Centrale Europea o altre istituzioni. Questo per il programma del Master in Economics. Anche se non sono direttore, però dico brevemente due parole, perché non c'è la coordinatrice, sul Master in Data Science for Complex Economic System. Anche questo è un programma che viene fatto congiunta dalle parte della faculty del collegio e parte della faculty dell'Università di Torino, quindi c'è sempre questa sinergia. È un programma che quest'anno ha avuto 5 studenti, anche questo è un programma molto impegnativo. Qui magari oltre alla carriera accademica, quindi anche gli studenti vengono esposti anche a una dei career days, perché è un MAS che cerca di indirizzare anche nel mondo del lavoro, e anche in questo caso insomma siamo abbastanza molto orgogliosi in termini di placement di quello che questi studi di ragazzi riescono ad ottenere. Quindi adesso passiamo alla presentazione dei diplomi. Federico Bignone. Francesco Massazza. Gianluca Pasin. Giacomo Rosso. Enrico Mattia Salonia. E Alessandra Testa. Pasquale Buro. Daniel Herweg. Non c'è. Davide Menato. Gabriele Pinto. Gabriele Pinto non c'è, infatti non c'è il diploma perché non c'è. E Mehdi Zobiri, che non c'è. Emil Bandoni, non c'è. Edoardo Bella. Francesco Bilotta.
Federico Boscaino. Boscaino. Pietro Buri. Damiano Campini. Ludovico De Fazio. Federico Dutto non c'è? Sì, sì, sicura. Mattia Gallese. Emanuele Ferro. Giulia Ghiglione. Luca Ghirardello. Lorenzo Notaro non c'è, Stefano Pavesio non c'è, a Lorenzo Notaro c'è, Lorenzo Notaro. Scusate. Stefano Pavesio non c'è. Adele Ravagnani. Enrico Turri. Con questo abbiamo concluso gli allievi junior e passiamo ai senior allievi. Ayub Amil. Enrico Belliardo. Francesco Beraldi. Samuele Bertaina. Alberto Cappello. Paolo Colusso. Jonas Dalmazzo non c'è, Valerio Di Tommaso non c'è, Madeleine Duretete non c'è, Nicolò Gozzi. Gabriele Lubatti non c'è, Cedomir Malgeri. Paolo Nova non c'è, Deborah Sesia. E con questo abbiamo concluso.
Grazie allora a tutti, prima però non abbiamo concluso perché intanto avete notato che Cristiano ogni tanto saltava qualcuno perché probabilmente aveva fame, perché sa, come è stato suggerito, perché sa che sopra c'è un piccolo rinfresco per chi vuole partecipare. E prima di chiudere io vorrei ringraziare tutto lo staff che lavora sul programma allievi e sulla docenza del collegio, Cristiana Moretti prima di tutto, che già stamattina era agitatissima per cosa sarebbe successo oggi, e Valentina Falanga e Federica Gai, grazie mille per quello che fate. E naturalmente vorrei ringraziare il capo delle nostre relazioni esterne, che è Cinzia Agliani, che ha anche organizzato la giornata, e tutti coloro che lavorano intensamente sia al programma allievi che ai master, che sono veramente un fondamento del collegio. Grazie mille, li avete visti premiare i nostri studenti, e grazie a tutti voi di questa bella giornata, grazie a Elena e Giampaolo per le belle testimonianze, e a questo punto possiamo andare a alzare i calici e andare al piano di sopra. Solo una grazie. Nota organizzativa per gli studenti: non andate subito a mangiare, fermatevi nel latte per le foto di gruppo. Ah, ecco, foto di gruppo, fate in fretta, se no tutto. Se no Cristiana si innervosisce.